All'origine delle tensioni tra Kate Middleton e Meghan Markle, nelle scorse ore due voci prestigiose del giornalismo britannico, esperte di questioni reali e intercettate dal Mirror, hanno spiegato che il poco feeling tra la moglie di William e la consorte di Harry ha iniziato a manifestarsi rapidamente, dopo i primi incontri avuti dalle due donne. Emily Andrews, che da anni segue le vicende orbitanti attorno a Buckingham Palace, ha raccontato che l'ex attrice di Suits sperava di imbastire un bel legame con la Middleton. Tuttavia, si sono verificate delle crepe nel rapporto fin dalle battute iniziali della conoscenza tra le due duchesse. C'erano due donne, ha dichiarato Emily, entrambe outsider, sposate con due membri della famiglia reale, che vivevano nello stesso complesso a Kensington Palace. Tutto faceva pensare che sarebbero state amiche. Meghan se lo augurava davvero. Ha confidato a un certo numero di suoi amici che sperava che Kate l'avrebbe aiutata ad adattarsi alla vita reale, ma le crepe hanno iniziato a mostrarsi abbastanza presto. E ancora, dietro le quinte, Meghan si sentiva un po' respinta. E sembra che Kate non se ne sia mai resa conto. Ma c'è dell'altro. Secondo delle fonti attendibili, William aveva messo in guardia Harry sul fidanzamento con la Markle, invitandolo a riflettere e consigliandogli di non affrettare i tempi. Non la conosci così bene, procedi con calma, sarebbero state le parole del duca di Cambridge rivolte al fratello. Insomma, William gli avrebbe detto chiaramente di andarci con i piedi di piombo, senza lasciarsi prendere troppo dall'euforia. Consiglio che evidentemente è rimasto inascoltato.